io posso descrivere un po' quella che è stata la mia, voglio dire, vita dall'età di 11 anni, venendo alla scuola elementare, quindi sono iscritto alla scuola Duca d'Aosta e quindi c'erano dei regolamenti che noi da ragazzi non conoscevamo e neanche ci venivano comunicati. Quindi iniziando l'anno scolastico, finito il primo anno di scuola dell'avviamento professionale, perché questa era la dicitura della scuola stessa, e ero complimentato dai professori perché avevo dei giudizi positivi. Se non che mi trovo, guardando i quadri, bocciato. Passai le vacanze così, da bocciato, mi iscrissi di nuovo alla scuola, allora dalla prima G passai alla prima M, dove erano i più ripetenti, l'ingegnere di tecnologia meccanica e scienze applicate, mi riconobbe, mi disse vieni qua, mi portò nel corridoio, mi disse tu hai chiesto a parecchie persone per sapere qual è il motivo per il quale sei stato bocciato. Cioè sì, non lo so ancora. Beh, te lo dico io. Non hai frequentato le adunate che ogni sabato vengono fatte qui nella scuola, da Barilla. Cioè, io non lo sapevo. L'ho saputo all'ultimo che dovevo frequentare queste adunate. Mi dovevo comprare la divisa e i miei genitori non avevano soldi per comprarmi questa divisa, che costava una certa cifra. Però l'ingegnere mi disse, frequenta le adunate, dì ai tuoi genitori che ti comprino una divisa e quindi tu ogni sabato, altrimenti farai la fine dell'anno scorso. Poi con 2 anni di bocciatura, non so, mi fece capire che potevo essere, non potevo più frequentare la media con 2 anni di bocciatura. Raccontai a casa, papà e mamma, e cercarono un po' di sacrifici, perché sacrifici devono fare. Andammo a comprare questa divisa a Via Farini, c'era il magazzino delle divise dei Balilla, degli avanguardisti, dei giovani fascisti. Comprammo questa divisa, non mi hanno comprato i scarponi perché costavano più di tutta la divisa intera, però andavo con le scarpe nere e basse col calzino nero che facevano un po' da scarponi. E tutti i sabati frequentavamo queste adunate. Le adunate consistevano in questo, venivamo inquadrati nel cortile della scuola Duca d'Aosta, poi si usciva manipolo per manipolo, così veniva chiamato, cioè il manipolo, 3 manipoli formavano la centuria, le 3 centurie formavano la corte. E si facevano delle sfilate, delle prove di sfilate, marciando, l'ufficiale che ci comandava, l'ufficiale della milizia, su via Voghera, via Terni, erano quelle le strade che noi battavamo sempre, eravamo lì, facevamo delle marce avanti e indietro, come si cominciava verso le 15 e si terminava alle 18, erano 3 ore di marcia continua, passo, avanti, marcia, dietro, fronte, alto. Essendo rimasto scottato il primo anno, quindi frequentavo assiduamente tutti i sabati queste adunate. E continuavo a scuola a studiare, essere elogiato anche dai professori per il profitto, tant'è che sulla base del profitto che io ho ottenuto, fui premiato da Mussolini stesso, nella giornata della tecnica, che nel 1938 fu istituita dal Ministero dell'Educazione Nazionale, oggi pubblico istruzione, una giornata della tecnica. In quella giornata venivano premiati tutti gli studenti che si erano distinti durante il triennio della scuola. E presi, mi fu consegnato da Mussolini stesso, un libretto di risparmio di 150 lire. C'eravamo un negozietto di pane, pasta e pizzeria. C'eravamo tutti i bollini, più che altro si vendeva roba con i bollini perché
e come ripeto, sembra dire la fame abbastanza. E dopo, come ripeto, mia madre era rimasta sola con un'altra sorella. Il 1° gennaio 1941 sono partito, come ripeto, e allora sono stato quasi 4 anni di qua e di là girando in combinazione. Io fui mandato in licenza dopo questo, stavo in Montenegro. Siccome avevano bombardato tutte le zone, di cui pure il negozio nostro, che poi fu chiuso per diversi mesi. E allora io chiesi al comandante se mi mandava in licenza, magari perché sentivo dai resoconti bombardamento di qua e di là, e più orviene poi era rimasta quasi isolata, quasi tutti i bombardamenti, le case tranvieri. E allora mi mandò in licenza e mi disse: guardi Capogrossi, io la mando in licenza per fatto di queste cose, ma la licenza non gliela deve prorogare nemmeno il Papa. Mi disse, guarda, io arrivai, poi feci la contumacia, cioè ero pieno di vitocchi, di zori. A Fiume mi fecero fare la disinfezione per 3 volte, per levarmi tutti i regali che c'avevo addosso. E allora poi arrivai il 3 settembre, poi l'8 è successo quello che è successo, e allora mi sono spogliato e mi sono nascosto di qua e di là e finito. Non c'era niente da mangiare. Allora, quando fu, dopo l'8 settembre, sarà stato magari o il 10 o l'11 settembre, mio zio, Goffredo Boni, che era il capo stazione della stazione Tuscolana, ci telefonò, perché combinazione funzionavano i telefoni, e noi abitavamo in Prati, la famiglia mia. Cioè, guardate, qui si è ribaltato un vagone, è cascata tutta la merce che stava per terra, noi l'abbiamo raccolta e per voi, per mia madre che era sorella, abbiamo messo da parte 2 chili di patate. Mia madre, come 2 chili di patate? Era un tesoro 2 chili di patate. Tu pensa che allora l'olio, che non esisteva, costava 600 lire al litro, quando uno stipendio normale era da 1200 lire, quindi figurati come stavamo. Allora mia madre mi disse: prendi la bicicletta, corri a via Tuscolana, alla stazione Tuscolana, e va a prendere sti 2 chili di patate. Io, siccome era il 10 settembre, mi munì della mia macchina fotografica, c'avevo una Retinet che mi ero comprata con i miei risparmi, e per fotografare la città in quei giorni. E arrivai a Piazza San Giovanni e vi tutta gente lì sul piazzale San Giovanni che stavano a fare. Siccome ogni piccolo spazio di verde, pure davanti alla chiesa, era stato coltivato a orti di guerra, siccome c'era stato l'8 settembre, c'era gente che si era precipitata sugli orti di guerra a rubare le patate, i carciofi, le carote, quello che potevano rubare. E infatti ho fotografato la scena lì. Continuando per via Taranto, in fondo a via Taranto, dove via Taranto poi va per via Ragusa, in fondo proprio, vedo tutta una fila di gente. Era aperto un negozio che aveva fatto il pane. E c'è una fila di quasi 200 persone tutte in fila per poter avere il pane. E io poi arrivai alla stazione Tuscolana, mi imballai ste 2 chili di patate e ritornai giù in Pratica. E oggi siamo molto ricchi, perché noi ci permettiamo di gettare il cibo nell'immondizia. In tempo di guerra non c'era cibo. Si cuocevano qualche patata se si trovava al mercato, si compravano al periodo delle fave, da una parte le fave e da una parte si cuocevano le bucce. Il mangiare era pochissimo, in effetti allora non c'era bisogno della dieta, ma eravamo tutti magri. Se pensi che io a 18 anni ancora ero talmente magra che pesavo 38 kg.
con tutto ciò mia madre si è venduta l'oro, abiti, un pochino di argento, giochi personali miei che mi aveva fatto molto tempo prima, quando ero proprio piccina, per poter andare a comprare qualcosa alla borsa nera. La borsa nera è la cosa più scabrosa che abbiamo vissuto, anche perché se avevi 5 lire potevi mangiare una ciriola, non è una parola in dialetto, ma allora si chiamava ciriola, da 250 grammi ci mangiavamo in 4. Loro si arricchivano e noi eravamo sempre più poveri. È successa una cosa tremenda, che io già dissi in un'altra occasione, non so se mi ripeto, nel medesimo tempo portarono via questa famiglia di ebrei. A guerra finita, gli alleati non erano ancora entrati. Mamma, papà, 8 figli. Non è ritornato nessuno. Abitavano in Pietruria 42, vicino a me. Noi giocavamo insieme, ma allora non si domandava se eri cattolico, se eri ebreo, non sapevamo queste cose. Ma io l'ho visti portar via. E nella mia mente, fin tanto che avrò il cervello ancora capace di ricordare e di riportare alcune cose, perché i giovani non le sanno tutte queste cose. Nei testi di scuola, io parlo di fronte anche a un insegnante, a una professoressa, nei libri di testo non c'è la storia vera, la storia della città, come abbiamo vissuto, con il terrore di fare qualunque cosa, e non solo, ma veder portar via bambini. Torno su questo, perché oggi la storia si sta ripetendo. Portar via dei bambini con il calcio del fucile, botte in testa, e io parlo di bambini da un anno e mezzo fino a 8 anni come me. I genitori che piangevano e le prendevano di santa ragione, ma loro però il calcio del fucile gli veniva dato in testa. Portando via quello, hanno portato via la nostra anima. Allora era un pomeriggio e mia madre, senza l'autorizzazione di mio padre, perché mio padre lavorava, e con le lacrime agli occhi mi disse: mi accompagni? L'accompagnai in via Castrense, prima delle mura di San Giovanni, e lì c'era un piccolo palco, poi c'era un vaso grande, adesso non mi ricordo com'era, e lì tutti quanti dovevano mettere fede, e poi loro lasciavano una dichiarazione che aveva dato la fede alla patria, perché altrimenti i mariti potevano essere, non so, mandati al confine. Il bombardamento della stazione Tuscolana, e mi ricordo anche perché in quel momento c'erano i funerali di mia nonna, che non potemmo accompagnarla al cimitero e la salutammo dal